Carissimi amici, bentornati ad una nuova puntata di questo ciclo di catechesi dal non senso alla vita di Cielo, che ormai si è avviato ampiamente nella seconda parte, quella diciamo così destinata a produrre gli effetti che tutti desideriamo, però come tutte quante le cose della vita, senza la prima non c'è la seconda, quindi se non si è fatto un buon lavoro su se stessi di screening, ecco tutti quanti questi queste tappe, prima terapeutiche a vario livello e poi anche altro, come vedremo, non si riusciranno a vivere adeguatamente, quindi la vita stenterà a decollare. Quindi questo è un lavoro che fa Dio in noi, certamente, ma non senza di noi. Diceva Sant'Agostino che chi ti ha creato senza di te non ti salverà senza di te. Per cui molto dipende, come ho sempre raccomandato, come torno a raccomandare, a quanto noi scegliamo, esercitando la nostra libertà, di volerci finalmente prendere cura della nostra vita. Quando Gesù, e già Dio nell'Antico Testamento, insomma Gesù però ha ribadito, dice di amare il prossimo come se stessi, vuol dire che c'è una forma di amore santo. Non è l'amor proprio, non è l'egoismo che noi dobbiamo nutrire nei confronti di noi stessi, amici miei cari. Se non ti prendi cura tu di te stesso in maniera soprannaturale, in maniera santa, chi si prenderà cura di te? Non possiamo pensare che lo facciano gli altri. Ecco, quello che, a cui ci porterà, se Dio vuole, questo cammino ben compiuto, è anche imparare ad avere una sana cura di noi stessi. E guardate che tanto più la cura l'abbiamo verso noi stessi, quanto più riusciremo ad averla verso il prossimo. Anche quello che stiamo facendo adesso, oggi affronteremo un altro argomento, spero in forma con due puntate, pazienza, che è quello della riconciliazione con la propria storia, che passa attraverso due passaggi fondamentali, che è perdonare e chiedere perdono. Vedremo anche quello che Gesù raccomanda nel Vangelo. Ricordiamo tutte quante le cose che ci siamo detti nella prima parte a proposito delle ferite che ci portiamo nel cuore, delle difficoltà relazionali, ricordiamo tutti gli altri discorsi fatti, ecco, con i territori. Quindi allora, noi non usciremo mai da queste gabbie, mai. Se non attiviamo, evidentemente in forza, con l'aiuto, sulla potenza del Signore, non sono cose che facciamo da noi stessi queste cose qui, anche se poi dovremo metterci anche la componente che viene da noi stessi, non usciamo fuori da tutte quante quelle prigioni, galere e gabbie se non attiviamo questi percorsi. E non c'è niente da fare, figlioli miei cari, cioè se non lo facciamo, noi avremo per tutta la vita quelli che nel parlare comune si chiamano gli scheletri nell'armadio. Gli scheletri nell'armadio, però, insomma, nella vita, cioè, uno scheletro nell'armadio, insomma, lo vedi soltanto se apri l'armadio, insomma, non è che fa. Il problema è che gli scheletri nell'armadio, non sono, purtroppo sorgenti, inattive, sono agenti patogeni. Oggi va molto di moda questa cosa. Quindi le ferite che ci portiamo dietro, spicciano sangue e ci fanno sentire il loro male, non solo ci fanno sentire il loro male, condizionano le nostre azioni, i nostri pensieri, i nostri desideri, le nostre emozioni, condizionano anche il modo con cui noi ci rapportiamo al sacro, alla religione, al soprannaturale. Capite? Cioè, come mai, per esempio, molte persone ricevono tanti sacramenti e non cambiano mai? Come mai? Perché hanno una modalità ancora infantile, sicuramente condizionata da tante cose che si portano dietro, di accostarsi ai sacramenti. Perché i sacramenti producano in noi quella bomba di potenza soprannaturale che hanno, bisogna riceverli bene. C'è una grande tentazione, perdonatemi se faccio questa introduzione un pochino lunga, ma di approccio magico alla religione. No, ne ho parlato tante, tante volte, no? E non soltanto alla religione, in generale alla vita. Noi vogliamo trovare una soluzione, come dire, finale,
facile però, magica. D'accordo? È vero che Gesù i miracoli li faceva, insomma, che è stata la messa di oggi, è andato il lebbroso, si è prostrato davanti a lui, gli ha detto se vuoi puoi guarirmi. Gesù ha ritenuto opportuno, sì lo voglio, sì guarito, finita la lebbra. Ma questo non accade ordinariamente, questo accade in maniera del tutto straordinaria ed eccezionale. Ecco, ordinariamente non funziona così. Ordinariamente si attivano processi di guarigione, di conversione, di riconciliazione. Allora, il sacramento è una bomba atomica, ma come ben sappiamo, se tu ti confessi in maniera superficiale, tanto per farla, c'è gente che arriva a 50, 60 anni, anche 70, anche 80, che non si è confessata mai. Cioè, si è confessata, capite il senso, ma non si è confessata mai, perché un esame di coscienza vero con la propria vita, i conti con la propria esistenza, come abbiamo visto nelle puntate, non l'ho fatti mai. E allora, quelle confessioni, che cosa producono? Tu c'hai uno strumento di grazia capace di produrre, facciamo così, 10.000. Se tu ti sei confessato in maniera superficiale per una vita, non hai mai fatto una confessione degna di questo nome, di quei 10.000 hai preso 10. Che ce fai? Sappiamo che l'Eucaristia può diventare un veleno, perché se uno si accosta alla Santa Comunione senza stare in grazia, quella comunione non solo che non gli fa bene, ma diventa, come dire, il passaporto per l'inferno. Quindi, non, cioè, tante volte, sapete tanta gente che mi contatta, le cose vanno tutte storte, dammi una bella benedizione. Ma io le benedizioni le do a tutti, le do, cioè, tutte le persone che mi chiedono di essere benedetti, io le benedico sempre tutte. E lo faccio con tanta fede, con tanta gioia, perché sono il primo, e lo vedremo anche più avanti, a credere nella potenza delle benedizioni. Io porto in giro sempre qui anche per il mio bellissimo, amatissimo paesello le medaglie miracolose, gli rosari benedetti, a chiunque li vuole glieli do molto molto volentieri, anche a persone che frequentano quasi niente, perché comunque sia già accogliere una cosa del genere, no? Se la Madonna l'ha fatta, sta medaglia miracolosa, quindi è già un quel poco che si può fare magari verso una persona completamente chiusa. Ci lavorerà sopra la grazia di Dio dentro questa porticina aperta, oppure questa se la prende soltanto come se fosse un amuleto? Io non lo posso sapere. Quando non puoi fare altro, ti accontenti di questo. Fermo restando questo, però, è chiaro che se una persona si pensa che da una benedizione o da un oggetto possa venire la soluzione della propria esistenza, questo è un po' troppo, questo qui, no? Queste si fanno anche nei confronti delle persone che magari non sono troppo vicine, perché, ripeto, già accettarlo, la storia degli scritti e delle vite dei santi ci raccontano meraviglie su queste cose qui, no? Perché è una possibilità di apertura alla grazia che si dà. Ecco, però evidentemente queste non sono la soluzione finale ai problemi. Con le persone che mi chiamano, cioè, mio figlio, padre, glielo devo portare perché deve dargli una bella benedizione, che gli va tutto storto nella vita, si è separato, è accusato. E dici, quanti anni so che non si confessa? Sono 30 anni che non si confessa. Dico, guarda, porto io, faccio tutte le benedizioni che vuole, insomma. D'accordo? Ma male non gli fanno, certamente. Ma non pensare che tu lo porti dallo stregone e io gli impongo le mani, perché sai, pone le mani a Don Leonardo, qualcuno si pensa che Don Leonardo sia chissà che cosa. Don Leonardo non è nessuno, è un povero prete, io lo continuo, un povero prete, chiaro, un povero prete che fa il prete, basta, non è nient'altro che questo qui. Non c'ha poteri, non è carismatico, non è esorcista, non è niente, d'accordo? È un povero prete, d'accordo? Quindi, però, per carità, benedizione a un sacerdote è sempre la benedizione a un sacerdote, quindi non si rifiuta a nessuno, però devo ammonirti e dirti non pensare che questa sia la soluzione finale, d'accordo? Anche se certamente male non ti fa. Io vado sempre a benedire le case di tutte quante le mie pecorelle, di quelle chiaramente che mi aprono, che mi fanno entrare, d'accordo? Perché meglio comunque benedire una casa piuttosto che niente. Però un conto è dalla provenienza, un conto è dalla parte del destinatario. Allora, la volta scorsa abbiamo visto l'importanza del perdonare se stessi. Perché se non perdoniamo se stessi, non lo possiamo neanche aprire il capitolo del perdono del prossimo, eh? Ricordiamo sempre, amerai il prossimo tuo come te stesso, come tu tratti te stesso, così tu tratti il prossimo. Se tu hai chiesto perdono a Dio,
riuscirai a chiedere perdono agli uomini. Se tu hai ricevuto il perdono di Dio e hai perdonato te stesso, potrai perdonare chi ti ha fatto del male. Questo mettiamocelo subito, cioè la sequenza di queste catechesi, cioè, questo perché penso che chiunque ci arrivi, ma non è casuale. Quindi io non ho, dice, vabbè, cominciamo col perdonare il prossimo, poi ci perdoniamo, poi chiediamo perdono a Dio e poi chiediamo perdono. No, cioè l'ordine non è casuale, è voluto, ma non è voluto perché è una fissa mia. D'accordo? Perché le cose funzionano così. La prima cosa da fare è sempre chiedere perdono a Dio. Sempre. D'accordo? Perché se non ci si riconcilia con Dio, non ci si riconcilia con se stessi e non ci si riconcilia con il prossimo. Qui stiamo parlando di riconciliazione, penso che stiamo comprendendo, no? La guarigione si tratta di riconciliarsi con la propria storia, con la propria vita. Vedremo, spero di ricordarlo oggi o comunque al termine di questa cosa. Ci sono vari gradi di riconciliazione. Il riconciliato per antonomasia è una persona meravigliosa, una persona bellissima. E si vede quando una persona è completamente riconciliata con la propria storia. Completamente. Chi lo sa se poi riuscirò anche a fare un pochino di esempio. Così come si vede una persona che ancora non è, cioè, facciamo un pochino di cose. Come faccio a vedere che una persona non è riconciliata? Attenzione, questo non vuol dire giudicare la persona, però ci sono delle spie oggettive. Se tu di una persona che è fondamentalmente triste, depressa, e sta sempre a parlare male del prossimo, sta sempre a denigrare il prossimo, sta sempre a parlare di se stessa, a dire io faccio questo, faccio questo, e faccio quest'altro. E semina zizzania, spettecola dalla mattina alla sera. Allora sta proprio tranquillo che questa persona non è riconciliata con se stessa. Assolutamente, assolutamente. O non ha chiesto bene perdono a Dio, quindi non si è riconosciuta peccatrice, o non ha perdonato se stessa, o si porta ancora dietro una caterva di ferite tutte quante aperte perché non ha perdonato, oppure non ha chiesto perdono e non ha riparato anche le malefatte. Perché una persona che è riconciliata non sparla, non sta sempre avvelenata, non sta sempre nevrastenica. Non denigra il prossimo, non c'è bisogno di stare sempre a dire io ho fatto questo, ho fatto quest'altro, ho fatto, non faccio niente di male, assolutamente. Ma non è che non lo dice perché è virtuosa, mio modesto parere, non lo dice perché non ci pensa più, cioè le cose negative non dobbiamo coltivarle, che bellezza c'è nel parlare male del prossimo, quale utilità c'è? O nel pavoneggiarsi o nel fare i palloni gonfiati, stare sempre a parlare di se stessi, quale bellezza c'è? Stare sempre arrabbiati o riempirsi la bocca di volgarità. Io chi mi conosce sa che è un mio punto debole, insomma, nonostante che siano così diffuse oggi e sembrano quasi sdoganate le volgarità, no? A me non mi si convincerà mai che siano una cosa neutra o di poco valore, assolutamente, insomma, ecco. Sarà, ecco, perché sappiamo tutti quanti, basta leggere qualche pubblicazione di qualche famoso esorcista, che basti sapere che i diavoli si esprimono a parolacce e bestemmie, insomma, no? Quindi se il diavolo si esprime a parolacce e bestemmie, non sono bestemmie, anche una montagna di parolacce. Cioè, non si esprimono i diavoli quando vengono interrogati se non a parolacce, d'accordo? Quindi, chi dice le parolacce, ma a chi assomiglia? Detto fra me e voi, assomiglia a Dio, a Gesù, a Maria o al diavolo? Tutti gli altri discorsi che si fanno, cioè, io ricordo, se io non voglio fare riferimenti personali, insomma, no, ma come dire, argomenti, come dire, di serene discussioni, insomma, da parte di chi minimizzava o addirittura sdoganava. Ma insomma, vabbè. Allora, vediamo gli step. Perdonare il prossimo e chiedere perdono. Vediamo un pochino.
Faccio una domanda a bruciapelo, faccio poi 3 secondi di silenzio per farvi pensare. È più difficile, secondo voi, perdonare o chiedere perdono? Uno, due e tre. Sono fortemente tentato di non rispondere, di non dire quello che penso e quello che oggettivamente credo che sia. Più difficile perdonare o chiedere perdono? A un uomo, eh? Anzitutto ciascuno pensi alla propria esperienza personale. Ok. Come si fa? Da cosa si comincia? Allora, come diciamo nel Padre nostro, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Però in una versione del Padre nostro, credo quella di Luca, non c'è come anche noi, ma è affinché noi possiamo perdonare i nostri debitori, cioè ricevo il perdono di Dio e nella misura in cui ho ricevuto questo perdono potrò perdonare. È vero, cioè perché il perdono a volte, come dire, nei Vangeli appare come, cioè, se tu perdoni il prossimo, Dio ti perdonerà. Ma appare anche il tema contrario, se tu non ti senti perdonato da Dio, quindi non chiedi perdono a Dio, non perdonerai al prossimo. Quindi c'è questa sorta di relazione bionivoca, no? Ecco. Allora, cosa ci dice Gesù, per esempio, nel Vangelo? Perché chi dobbiamo perdonare? Dobbiamo perdonare chi ci ha fatto del male. E dobbiamo innanzitutto dargli un nome. Allora, ricordiamo tutto quanto il capitolo delle ferite ricevute? Allora, come si fa questa operazione? Allora, innanzitutto nel contesto di preghiera, allora, qui dobbiamo cominciare a imparare, abbiamo già visto la volta scorsa, a fare la preghiera doc. Fare una preghiera profonda, quindi a portare la nostra vita in preghiera. Tu ti devi mettere davanti a Dio. Il mio consiglio è sempre di fare queste cose davanti all'Eucaristia, sempre davanti all'Eucaristia, perché davanti all'Eucaristia è un'altra cosa. Se qualcuno ha la possibilità di frequentare qualche posto dove c'è stato proprio Gesù esposto, l'adorazione perpetua, meglio ancora, perché quando Gesù è esposto si raddoppia ancora di più. E tu devi ricominciare a pensare. A pensare a chi ti ha fatto del male, dandogli un nome e cognome. Papà, papà, mamma, mamma. Cioè tu devi dirtelo se c'è qualcuno con cui ce l'hai a morte e te lo porti ancora dietro. Te lo devi dire. Ripercorrendo tutto l'arco, guardate, provate a farla questa cosa qui, eh. Vedrete. Chiedi al Signore che ti dia la luce per poter conoscere i tuoi nemici. Quelli che ti hanno fatto del male sono i tuoi nemici, non quelli a cui tu hai fatto del male. Questo è un altro step. Comincia a conoscerli. A conoscere, vedrai quante cose che ti vengono in mente. Allora, se questo esercizio, cioè, io vi assicuro che l'esperienza di molte persone che fanno questa cosa, cioè, ma io sono immaginavo tutta sta gente che mi ha fatto male. Guardate, provate. Fatelo. Il primo step è. Allora, sono cose un po' dolorose? È certo che sono cose un po' dolorose, certo. Specialmente quando il male è stato grande, perché ci possono stare anche dei mali molto grandi, eh? Anche grandissimi. Pensiamo ad alcune cose che abbiamo. Perdonare anche quelle cose? Certamente sì, eh? Come faccio a perdonare, che ne so, una violenza? Fisica, psichica, sessuale, aggravata magari. Come faccio? Allora, innanzitutto dobbiamo focalizzarli. Ci sono poi delle cose che ci possono fare tanto male, cioè a me soltanto a pensare a una situazione, cioè vado fuori di testa.
Non la reggo manco il pensiero, figurate se posso pensare di perdonare chi mi ha fatto quella cosa lì. Allora, se ci sono situazioni di questo genere, anzitutto bisogna dirselo, dopo averlo conosciuto nella preghiera, e prenderne atto. Dopodiché, la prima cosa da fare, qual è? Cosa ha detto Gesù? Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano e vi maltrattano o vi hanno maltrattato. Pregate. Il primo step da fare per perdonare chi ci ha fatto del male, specialmente se senti una ferita ancora profonda, è pregare per lui davanti al Signore. Puoi dire un Padre nostro per lui? Sì. La cosa migliore, no? Perché meglio. Però quando si prega per i nemici, se posso permettermi un consiglio, è più efficace specificare le cose buone, che ne so. Ti chiedo per questo mio fratellino e sorellina, chiamalo per nome, il nome. Chiamare le persone per nome è molto importante. Non dire ti prego per quello, perché guardate che il nostro linguaggio è molto significativo, eh? Almeno nella preghiera, ti prego per Francesco. Francesco mi ha tradito, Francesco mi ha deluso, io gli avevo confidato alcune cose mie, le è andate a rivelare al prossimo, mi ha sparlato dietro, ha usato delle informazioni delicate per mettermi in cattiva luce, per calunniarmi. Ma mi sto inventando cose che mi viene in mente. Allora, signore, per Francesco ti chiedo la salute del corpo e dell'anima. Se non ti conosce, che possa conoscere il tuo amore, che possa sentirsi amato, che possa avere un buon lavoro, se desidera una buona famiglia, che possa farsi una buona famiglia, che possa avere gioia dai figli, d'accordo? Tutte quante queste cose, tutte quelle che ti vengono in mente, tutte quelle che desidereresti anche tu, che non ti succeda mai. Che nessuno faccia a lui quello che mi ha fatto a me. E poi, se vuoi proprio esagerare, perché così hanno pregato i santi, noi qui abbiamo a Latina la piccola eroina Santa Maria Goretti. Questa, se riesce a fare questa preghiera, già siamo, già è difficile fare. E che sia accanto a me in paradiso. Mamma mia, quella persona che tu, meno la vedi e meglio stai. Accanto a me in paradiso. Perché con questo tu fai. Dicendo una cosa di questo genere, fai atti di 50.000 virtù. Primo, affermi che ci credi nel paradiso, insomma, il che insomma non è che sia da dare per scontato. Secondo, che credi una cosa molto importante, che in paradiso le cose non sono come qui. Tutto quello che c'è stato di brutto in questo mondo, se è sanato dalla misericordia di Dio, diventa, se ci starà ancora, forse un lontano ricordo. Ma in paradiso c'è la comprensione, no? Primo step è pregare per le persone che ci hanno fatto del male, nominandole, o meglio, il primo step è riconoscerle, d'accordo? Il secondo step è pregare per loro, chiedendo cose buone, dettagliandole. Quando preghiamo per noi basta il Padre nostro, quando preghiamo per i nemici, no. Dettaglia, d'accordo? Perché il Padre nostro se lo dici con la testa per aria, perché farai fatica a chiedere cose belle e buone per una persona che ti ha fatto del male. Ma questa fatica che tu fai nella fede davanti a Gesù ti attira tutta quanto una montagna di grazie, di perdono, di liberazione, di guarigione. Prega per lui. Chiedi cose buone. Dopodiché prova davanti a Dio a dire per tutto quello che mi ha fatto, Signore, nel tuo nome, come tu hai perdonato me, io lo perdono. Che significa lo
lo perdono. Qual è il primo step del perdono? Uno, non lo odio, il che già è un primo step. Non lo odio vuol dire non voglio il suo male, non gli auguro il male, non ne voglio parlare male. Numero due, non voglio vendicarmi, rinuncio a vendicarmi. Non gli renderò pan per focaccia. Numero 3, non serberò rancore, quindi a rimuginare, a ripensare, a ripensare a quello che è successo. Adesso poi ci sono dei dettagli, lo vediamo dopo. Con astio, quindi per andare ad alimentare questa discomunione, questa avversione. Via. Niente odio, niente desiderio di vendetta, niente rancore, poi niente maldicenza. Farò in modo di evitare di screditarlo, di parlarne male, di metterlo in cattiva luce agli occhi del prossimo. Questo è quello che si chiama, perché Gesù poi, attenzione, ultimo step, se è una persona ancora viva o reale, perché potrebbe essere anche defunta, se è defunta non fa niente, se è defunta meglio ancora perché quello ti sente, se il nostro Signore gli consente di poter sentire questa cosa qui e tu glielo puoi chiedere al Signore, d'accordo? Di perdonarla dopo che è morto e fare anche poi un gesto nei suoi confronti, bello, un rosario in suo suffragio. Ah, se vuoi fargli un grande regalo, fagli celebrare una messa. Due, tre, quattro, cinque. Ah, proprio se vuoi proprio fare, fare una cosa di questo genere, che ammazzi il diavolo, d'accordo? E ti fai un regalo di guarigione quanto grosso quanto una casa, una messa gregoriana al tuo peggior nemico. Un ciclo di messe gregoriane che ti costano pure un'offerta di 300 euro, d'accordo? Se fai una cosa del genere, guarda, cioè. In paradiso c'è un sussulto di gioia, ma le grazie che ti pioveranno addosso, Dio solo lo sa. Se sei capace a fare una cosa di questo genere. Se è una persona viva, occorre, cosa dice Gesù nel Vangelo? Cioè, se amate soltanto quelli che mi amano, che merito ne avete? Se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Allora, se è una persona reale, il perdono si ferma. Diciamo così, ordinariamente, quello che alcuni autori chiamano il perdono spirituale, al saluto e alle norme di buona educazione, cioè se ti incontro, ti saluto, ma quello non mi saluta, tu saluta tutti. Buongiorno, buonasera, il saluto, la cordialità, la buona educazione, il sorriso, quindi il saperci parlare del più e del meno. Il potergli stringere la mano, questi stanziamenti che ci hanno stufato, insomma, ecco. Facciamo così perché c'è ancora paura. Si igienizza le mani l'uno e l'altro, poi insomma, con le mani igienizzate, oh, perdonatemi sta battuta che certe cose cominciano proprio a stufare un po', no? Almeno per quanto mi riguarda. Tendigli la mano, c'è da prendere un caffè? Come no? Parliamo del più e del meno? Adesso per chi ti segue, io non ho visto neanche una partita, sono stata di moda gli europei, che ha fatto l'Italia, che non ha fatto l'Italia, quindi le norme della buona educazione. Attenzione, pensate per esempio, scendendo nel concreto, no? Ai rapporti con i parenti, quanta gente non parla con i parenti? Sto parlando dei parenti, non del nucleo familiare, perché il nucleo familiare poi c'è, cioè, nel nucleo familiare. Non ci possono stare questioni, cioè io dico, non si può vivere una vita che tu non parli con tuo fratello o con tua sorella o con tuo padre o con tua madre, e così come le situazioni di matrimoni distrutti, insomma, no? Attenzione qui, mettiamo sempre le mani avanti perché ci sono delle situazioni che sono irrecuperabili per tanti motivi. Io sto facendo un discorso generale, d'accordo? Quindi è chiaro che
la volontà di Dio per un matrimonio celebrato in chiesa, comunque stiano le cose, è che si faccia il possibile per salvarlo. D'accordo? Poi anche qui ci sono dei gradi. C'è chi, come dire, arriva all'eroismo, come Santa Rita d'Acascia. Santa Rita d'Acascia era capace pure di prendersi le botte dal marito per salvare il matrimonio. Questo certamente è un eroismo, questo qui non può essere, come dire, imposto a nessuno. Certo, chi è capace di farlo sappia che sicuramente Santa Rita non sta all'ultimo posto del paradiso, sta molto in alto in paradiso, d'accordo? Perché è un eroe, è una discepola di Gesù, è una che come lui si è presa su di sé i peccati degli altri, ingiustamente. Noi non dobbiamo dimenticare che seguiamo queste orme. Ripeto, l'eroismo non è mai imposto dalla legge della Chiesa e nemmeno dai comandamenti, ma noi seguiamo Gesù. Allora, qui finisce il perdono spirituale. E poi c'è quell'altro step che qualcuno chiama il perdono psicologico. Che cosa significa il perdono psicologico? Significa ripristinare un rapporto come c'era prima o meglio di come c'era prima. Allora, cominciamo a dividere i campi. Quando si tratta di famiglia nucleare, mi si perdoni questo termine, reminiscenze giuridiche, cioè papà, mamma, figlio, figlia, fratello e sorella, è evidente che l'obiettivo da proporsi è il perdono psicologico, cioè non basta che mio fratello gli dico buongiorno, buonasera, come stai, che hai visto la partita dell'Italia, ha giocato bene o ha giocato male. Certo, se stavamo a coltelli, meglio che niente. Ecco, però è tuo fratello, è tua sorella, cioè è tua madre, è tuo padre. Un cugino o una cugina, uno zio o una zia potrebbe non essere opportuno, potrebbe non essere né necessario o forse non opportuno. Ecco, perché fuori dal nucleo familiare il perdono psicologico dice no. Non sono veramente riconciliato, cioè, perché se comunque i rapporti sono cambiati e manteniamo le distanze, allora non sono riconciliato. Questa è una bugia, non è vero. Non è affatto vero. Perché alcuni rapporti sono da tagliare. Cioè, se alcune cose, quando ci sono state, come dire, situazioni tali che hanno, per esempio, compromesso, pensiamo a una situazione difficile con un amico o con un'amica. Se la fiducia è compromessa, o se si è capito che tante cose, allora si arriva al perdono spirituale. Però le cose non possono, e magari non è nemmeno opportuno che tornino come prima. Sapete, c'è una frase di John Fitzgerald Kennedy, se non ricordo male, che diceva in maniera un po' diretta: perdona i tuoi nemici. Ma ricordati come si chiamano. Cioè, è una frase che fa capire alcuni possibili scenari. Cioè, se una persona ti ha fatto molto male, ma ti ha anche, come dire, profondamente deluso su certi aspetti, hai visto che poverino, senza giudicarlo, poverina, chi lo sa che si porta dietro, chi lo sa quali conflitti a sua volta, come dire. Cioè, se comunque mi accorgo che rimane una persona un po' così inaffidabile, eccetera, eccetera, ma Gesù non ti chiede assolutamente di ripristinare quello che c'era. Non te lo chiede, anzi, se uno facesse un discernimento, se è capace, più profondo, forse Gesù ti chiede proprio il perdono, sì, la pace, sì, la buona educazione, la buona creanza, sì, no. Al ripristino del rapporto. Può succedere. Spero di attenzione, esclusa, ripeto ad abbundantiam, marito, moglie, padre, figlio, fratello e sorella. Qui, certo, come si dice, ad impossibilia nemo tenetur. Se, supponiamo, cominciamo a fare un pochino di esempi, se
un figlio scappa di casa e non vuole più vedere il padre e la madre lo possono soltanto che perdonare, se o fargli arrivare in qualche modo la notizia del perdono. Questo non li vuole vedere più manco scritti al muro. E allora qui che cosa, come si reagisce? Qui si reagisce, adesso lo vedremo, cristianamente, abbracciando la croce, credendo che in questa situazione di morte, che io per quanto sta in me sto cercando, coadiuvando con la grazia, di trasformare in vita, ma non, questo non dipende solo da me. In questa situazione di morte passa la vita. Questo è il grande annuncio del cristianesimo. La riconciliazione con la nostra storia, quindi le ferite presenti sotto le famiglie, cioè qual è la grande molla che deve far partire questo processo? Che poi si attua, si staglia, si snoda attraverso queste tappe che ho cercato di tratteggiare. C'è una convinzione di fede. Una convinzione di fede. Cioè che dietro la tua storia c'è la mano di Dio. Ma anche dietro a quel male che ho, ingiusto che ho subito, sì. Attenzione a capire bene, che non andare a dire in giro che Don Leonardo ha detto cose che non ha mai neanche pensato. Dio non voleva che ti fosse fatto quel male, intendiamoci, Dio non vuole nessun peccato, quindi con volontà positiva e propositiva, quindi su questo non ci piove. Però, per accidenze, dicevano i classici, permette alcune cose negative, e questo è, sono i misteri della sua infinita sapienza che non ci provate nemmeno a penetrarci dentro in questa vita, perché tanto chiunque ci prova viene scaraventato lontano dall'ineffabilità e dall'impescrutabilità dei divini disegni, quindi non ci provate nemmeno. Qui ci si entra soltanto attraverso la fede, non attraverso la ragione, non attraverso lo sforzarsi di comprendere ciò che non si può comprendere. Allora, ma quella cosa così brutta, Dio l'ha permessa. E non l'ha permessa senza un motivo di bene che tu non conosci. E forse in questo mondo non lo conoscerai mai. A volte il Signore, con il senno di poi, a chi è riconciliato, fa la grazia di poter vedere, come dice la Chiesa nella nota di Natale, felice colpa. Cioè, se non ci fosse stata questa cosa che mi ha fatto tanto soffrire, non avrei capito questa cosa. Non sarei guarito da questa ferita, non mi sarei tolto questo peccato, che ne so, sono indefinite. A volte il Signore ce lo fa vedere anche in questa vita. Tutti lo vedranno dopo questa vita, su questo non dubitare. Allora la grande molla per riconciliarsi con la propria storia è questa. La tua vita è un prodigio. Un prodigio, ma come la vita è un prodigio? Ma non è che ho concluso niente di buono. Sono fallito, sono qua, sono arrivato a 60 anni, non mi sono sposato, volevo sposarmi, non mi si è piaciuto nessuno. Cioè, capito? Ho fatto un sacco di. Cioè. Allora, via. Come faccio a capire che sono riconciliato con la propria storia? Vi dicevo, ci sono dei livelli, anche qui. Questo è un tema ricorrente in questi nostri cicli di catechesi, no? Ricordiamo sempre che ci sono dei livelli. A che livello ti vuoi porre? Questo lo decidi tu in parte, sempre con l'aiuto della grazia di Dio. Allora, il minimo di riconciliazione che ti consente di non vivere più una vita brutta, disperata, grigia, è smetto di essere arrabbiato. Non so, non ce l'ho più a morte con tutto quello che ho vissuto. Basta. Non vomito più veleno. Non mi sto sempre a lamentare. Mi metto davanti al Signore. Accetto la mia storia. Perdono in suo nome attraverso le modalità che ho distinto. Poi questa è una cosa che non è che si va dall'oggi al domani, eh. Dipende. Ci possono volere settimane, mesi. Lo sappiamo. Questa è la via. Ok?
Non sono più arrabbiato. E il che? Poi c'è uno step successivo, migliore, anche se il termine non è proprio un granché. La rassegnazione, cioè non solo non sono più arrabbiato, ma comincio a dire, vabbè, è andata così, un motivo ci starà, Dio saprà perché, non è tanto, è un po' più che semplicemente non essere più arrabbiato, avvelenato o addannato, d'accordo? Già quando uno non è più arrabbiato, avvelenato o dannato, alcune modalità relazionali distruttive, avete visto quelle persone che poverine vomitano veleno? Sembra che hanno, cioè, che hanno la lingua dei serpenti, no? Anche un salmo dice veleno di aspide sotto la loro bocca, no? Che proprio cioè, non si possono sentire, cioè, sono proprio negative, distruttiva la loro compagnia, insomma, no? Perché non sanno altro che vomitare veleno. Allora, se uno già smette di arrabbiarsi, smette di stare avvelenato, il veleno ne vomita di meno. Quando uno starà segnato è un pochino di più, d'accordo? Secondo step. Poi c'è il terzo, ancora un gradino superiore. Non semplicemente rassegnarsi, ma accettare. Accettare è qualcosa di più. Perché comincia, la rassegnazione è stato tutto, era meglio che andava diversamente, però è andata così, pazienza, Dio sa perché. Questa era la rassegnazione. L'accettazione è già un momento in cui dice no, anche se è andata così, accetto che sia andata così, cioè il poteva andare diversamente e quindi meglio, comincia a indebolirsi. Dopodiché cominciano i passi che se ci arriviamo, figlioli miei cari, la nostra vita, boh, chi vede il video, faccio il gesto, cambia da così a così. E bisogna provare per credere. Dopo l'accettazione viene l'accoglienza. Accolgo la mia vita così com'è stata. Accolgo il male che ho ricevuto, quindi accetto e lo accolgo. Comincio a credere profondamente, sempre di più, che dietro quelli che mi sembravano schiaffi, forse c'era qualche carezza, o c'erano quantomeno medicine salutari che il Signore, pur tra virgolette, perché dobbiamo metterci le virgolette, però qualcosa di vero, anche se noi non lo possiamo afferrare, c'è. Il Signore ha sofferto nel farmi passare attraverso quelle strettoie e quelle prove e quelle sofferenze, ma sapendo il bene che avrebbero prodotte, lo ha fatto. E io questo comincio ad accoglierlo, quindi comincio a vederlo. Questo chiaramente ci vuole anche che cominci ad arrivare un pochino di luce dal cielo, ma il Signore non manca di darla a chi entra in questo percorso. La luce non arriva soltanto a chi si ostina nelle sue posizioni, non fa un passo, rifiuta tutto quello, perché si può anche rifiutare tutto quello che ho detto questa sera. Ci paghette per due, perdono nessuno. Questi la devono pagare, sono una banda di delinquenti. Io ho sofferto, questo io voglio giustizia. Questo è un'altra, è un altro modo di approcciarsi ai problemi. Chi questo sceglie, per carità, ecco, Dio è il primo a rispettare la nostra libertà. Veda i frutti che produce una cosa di questo genere. Oh, poi dopo l'accoglienza, finito, no? No. Il ringraziamento. Ti ringrazio. Qui comincia ad essere parecchio difficile. Ti ringrazio di questa sofferenza vissuta, di questa ferita ricevuta. Ti ringrazio. Qui cominciamo. Poi ti lodo. Non solo ti ringrazio, ti lodo e poi ti dico: guarda,
più bella di quella che ho avuto, la mia vita non potrebbe essere stata. Anzi, ma questo non, attenzione, non come una, cioè questo non è un discorso da cretinetti o da illusi, no? Cioè, la vita mia è uno sfacelo totale e mo dico, vabbè, è stata la più bella che ci poteva essere. No, 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 no. Cioè, dietro una cosa di questo genere c'è una fede che comincia a diventare con la F maiuscola. F maiuscola. La lode. E dire al Signore: non potevo avere papà e mamma migliori dei miei. Cominciamo a concretizzare. Non potevo avere fratello e sorella migliore di quelli che ci ho ricevuto, cugine, zii, nonni, trisavoli, bisnonni, datore di lavoro superiori, marito, oh, il marito più bello del mondo, la moglie più bella del mondo, il figlio più bello del mondo, quello giusto per me. Questo è il top. Se tu sei capace, attenzione, davanti al Signore, non davanti agli uomini, queste sono tutte quante, questi processi non vanno sbandierati. Io già la volta scorsa, io anche su video e catechesi, ho già detto, ogni tanto vedo commenti che non mi piacciono tanto, d'accordo? Nel senso che sono esternazioni anche di cose belle, ma personali, solo a livello interiore. Io non sono d'accordo a esternarli in pubblico per varie motivazioni. Prima, perché sono cose intime, d'accordo? Intime, che è bene che restino tale, è bene che siano conosciute da Dio solo e che non siano esternate, che non sia fatto entrare un estraneo. Io credo che anche Dio sia un po' geloso di queste cose, eh. Ecco, quindi. E poi c'è sempre la tentazione di esternarle per farsi belli. Mazza, questo che bella esperienza che c'ha avuto, mazza, questo che bravo che è. Quindi tutto questo si compie davanti a Dio. Suggerimenti? Davanti al Santissimo Sacramento fare queste cose. Vivere, partecipare a un po' di messa con queste intenzioni? Certo. Oh. Si possono recitare alcune preghiere del perdono. Io vi suggerisco, c'è uno schema, c'era anche un mio vecchio ebook che posso anche forse allegarlo qui, no? C'era uno schema con cui io lo posso anche mettere, quasi quasi lo metterò. Se trovate un allegato, però attenzione, questa cosa è bene personalizzarla, perché quello è uno schema. La cosa ideale sarebbe scriversele le preghiere del perdono, proprio scriverle, componile tu. Guarda, Signore, io perdono mio padre perché quando ero piccolino mi gonfiava come una zampogna, si ubriacava e tornava a casa e si levava la cinta e metteva in fila mio fratello, mia sorella, me e mia madre e ci faceva neri. Perché, cioè, quello che hai vissuto tu, l'hai vissuto tu nello schema delle preghiere del perdono. Cioè, perdono mio padre per le volte in cui da piccolo non mi ha trattato bene. Ma se tu lo personalizzi, meglio, meglio. Perdono mia madre perché non mi ha fatto sentire amato, perché non mi ha mai dato una carezza, perché mi faceva sentire deficiente, perché se anziché portare 10 portavo 9 e mezzo, diceva cretino, sei somaro, non capisci niente. Adesso sto dicendo le prime stupidaggini che mi vengono in mente, no? D'accordo? Scrivi. Se non vuoi scrivere, d'accordo? Articola le tue preghiere, perché dopo che tu hai pregato, che hai fatto queste cose, tu poi dovrai perdonare queste persone. Perdonate come? Glielo devi dire al Signore. Allora, io perdono papà per questo, 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 questo e questo. Può darsi che tuo papà ancora vivo non ti chiederà mai perdono, non fa niente. Tu però l'hai perdonato. E quando abbiamo perdonato, il perdono è gratuito, non si chiedono pagamenti per il perdono. Il perdono si dà e basta. Messe, comunioni e adorazioni. Messe, comunioni e adorazioni. Messe, comunioni e adorazioni per questa intenzione. Rosario, tutto quello che volete. Facciamoci aiutare. Ma che si raggiunga questa riconciliazione con la nostra storia è fondamentale. Fatto questo, poi c'è un altro step. Il più difficile di tutti.
Più difficile che perdonare? Sì. Andare a chiedere perdono. E anche qui dobbiamo metterci prima a pregare. E questo, se ci siamo confessati bene, abbiamo fatto bene la confessione generale, già abbiamo avuto un pochino di input. Cosa ho fatto io di male alle persone? Io ho fatto soffrire il prossimo. Io l'ho fatto soffrire. Ho fatto soffrire, ho fatto soffrire. Devo andare a chiedere perdono. Devo andare a chiedere perdono. Perdono a mio padre, perdono a mia madre, tutte le rispostacce che gli ho dato, tutte le volte che l'ho mandato a quel paese, tutte le volte che non sono stato un buon figlio, che non li ho onorati. Tu devi chiedere perdono a papà e mamma. Non hai solo molte cose da perdonare a papà e mamma, ma hai sicuramente anche molte cose da chiedere perdono. E lo devi fare se vuoi sentirti libero e se vuoi riconciliarti. Chiedi perdono a tua moglie, a tuo marito, in qualche circostanza se hai figli grandi, a tuo figlio, a tua figlia. Ripensa, non sei stato un buon padre, non sei stata una buona madre in quella circostanza, in quell'altra circostanza, ti pesa qualcosa nel cuore? Noi pesi ce li dobbiamo togliere e dobbiamo chiedere perdono, umiliarci, riparare, questa è una cosa un pochino più seria. Hai parlato male di qualcuno? Parlane bene. Se hai calunniato qualcuno, devi ritrattare la calunnia e dire che hai fatto una calunnia ed esattamente con gli stessi mezzi con cui hai usato per calunniare il prossimo, eh? Se è con la stampa, con la stampa, se è con i media, se è a parole, con le parole. Chiedere perdono. Riconciliarsi. La persona non ti concede il perdono, non ti vuole più vedere manco scritto al muro? Questo è un problema suo. Tu fai gesti di riconciliazione e di perdono. Sei. Ecco. Anche qui, mettiti davanti al Signore, comincia a pensare a tutte le persone a cui puoi aver fatto del male, non le vedi? Chiedi la luce dello Spirito Santo, guarda che non ti va sicuro, cioè io non, cioè, ho esperienza con queste cose qui, le vedrete tutte e ti prenderà un colpo pure per questo, ci cioè, ammazza, tutte queste persone potrebbero avercela con me? Non ti fare schiacciare dal peso, sappi che se tu ti sei perdonato, forse molte cose non buone che tu hai fatto al prossimo non le hai fatte con cattiveria, non le hai fatte con piena avvertenza, non le hai fatte con malizia. Ecco, ma fai uno step, specialmente per le situazioni familiari. Cioè, ragazzi, ricordiamo anche una cosa, poi ci arriveremo a questo qui. Cioè, il motivo per cui c'è il segno della pace, che non è importante darsi la mano, d'accordo? Adesso non si può dare la mano, ma non è importante. Ma il motivo per cui prima della comunione c'è il riferimento alla pace, è che, come dice Gesù nel Vangelo, se tu non stai in pace nel senso di aver perdonato e aver chiesto perdono con tutti, tu non puoi fare la comunione. E questo non mi si venga a dire che è qualcosa troppo rigida, perché sta scritto nel Vangelo. Gesù non soltanto c'è la parabola del servo spietato che dice: ah, tu avevi debiti grossi con me, ti ho condonato, e tu non hai perdonato debiti piccoli al tuo fratello? Ma c'è anche il discorso della montagna, no? Se tu presenti la tua offerta all'altare, il rito ambrosiano, per chi non lo sa, metti il segno della pace prima dell'offertorio, in ricordo e nel rispetto di queste parole del Vangelo di Gesù. Dice: se tu presenti la tua offerta e lì ti ricordi che, attenzione, tuo fratello ha qualcosa contro di te, non che tu ce l'hai con lui, perché se ce l'hai con lui devi perdonarlo, ma che lui ce... Lascia l'offerta, va prima a riconciliarti e poi torna ad offrirla. Io queste cose le ho sempre dette anche ai miei fedeli parrocchiani, quindi è chiaro che poi non vado a fare il processo alle intenzioni, anche se tante cose, specialmente i parroci, poi arrivano, come dire, di interposta persona, no? Quindi poi succede sempre che la gente non sa, non immagina quante cose può sapere il parroco e quante volte deve far finta di non sapere, d'accordo? Quindi questo è... Ma una persona che non è riconciliata con tutti, perché
Prima di fare la comunione, devi pensarci bene. Perdonare e chiedere perdono e i rapporti, almeno di buona educazione, di cordialità e di carità comune con tutti. Ripeto, però, non voglio scadere, non scadere, che è comunque importante, però non voglio spostare l'asse di questa conversazione sul piano morale. Dice, sai, se non fai questo non puoi fare quest'altro. Se tu non chiudi tutte quante le sorgenti di discomunione, sia quelle attive che quelle passive, quindi passive ricevute, attive che hai fatto, tu la pace non la troverai mai. Perché la riconciliazione, così chiudiamo questa prima parte del percorso, è... Allora, cosa significa, Signore Gesù Cristo, che ha detto agli Apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace? Il 1º maggio è la giornata mondiale della pace. Allora, la pace ha 3 livelli. La prima cosa è la riconciliazione con Dio, il sacramento della penitenza, si chiama anche sacramento della riconciliazione con Dio e con la Chiesa. La prima cosa da fare è riconciliarsi con Dio, perché la sorgente di tutta quanta la non pace che c'è dentro, prima, è il non stare in grazia di Dio. Se ti rimetti in grazia di Dio, potrai metterti in grazia e in pace con te stesso, perdonare te stesso. Terzo step, perdonare il prossimo e chiedere perdono. Allora, se ci sono queste 3 cose, il percorso di guarigione è compiuto. Non è sufficiente per giungere alla vita di cielo, però cosa c'è in paradiso sicuramente? La pace, no? Riposino in pace, amen, termina l'eterno riposo. Quindi la pace è, come dire, il profumo, come dire, l'antipasto della vita di cielo a cui ci porta un percorso grosso, ecco, di riconciliazione, di guarigione, di conversione, di santificazione. Bene, possiamo tranquillamente fermarci. E darci appuntamento, se Dio vuole, alla prossima settimana. Vi raccomando, non c'è bisogno di dirlo, lavorate su queste cose facendo un grande regalo a voi stessi. Il giorno in cui starete in pace con tutti sarà il giorno più bello, uno dei giorni più belli della vostra esistenza. E lo vedrete da quello che sentite nel cuore. Fermo restando, come ricordo, che forse alcuni rapporti che ci sono stati li consegniamo nelle mani del Signore. Quando saremo in paradiso, che tante cose saranno cambiate, avremo tempo di continuare a goderci l'uno dell'altro o dell'altra senza quelle purtroppo ataviche e non risolvibili e contrarietà, criticità, oggi è un termine che va di moda, in forza delle quali è meglio che in questo mondo le nostre vie si dividano, fermo restando la pace e la comunione, ecco, con tutto e con tutti. Bene, alla prossima, Dio vi benedica, a presto.